Buongiorno nell'amore del Signore, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì noi leggiamo la parola del Signore, ma anche tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 7 del mattino tu sei invitato per pregare al Signore, anche per ascoltare la parola di Dio. Noi saremo sempre su Nicodemo F su YouTube oppure su Alba Nuova Potenza nella preghiera su Facebook. È un tempo di preghiera, un tempo di adorazione. Questa mattina noi continueremo a leggere la parola del Signore e ti invito a farlo insieme a me tutti i giorni per la gioia del nostro cuore nel nome di Gesù. Oggi che è il 20 di gennaio del 2021 noi leggeremo Genesi capitolo 27. Leggiamo la parola del Signore. Isacco era invecchiato e suoi occhi indeboliti non ci vedevano più. Allora egli chiamò Esaù, suo figlio maggiore, e gli disse: figlio mio. Quello rispose: eccomi. E Isacco: ecco, io sono vecchio e non so il giorno della mia morte. Ora prendi, ti prego, le tue armi, le tue frecce, il tuo arco. Va fuori nei campi e prendimi un po' di selvaggina. Poi preparami una pietanza saporita di quella che mi piacciono. Portamela perché io la mangi, ti benedica prima che io muoia. Rebecca stava ad ascoltare mentre Isacco parlava a suo figlio Esaù, ed Esaù se ne andò nei campi per cacciare della selvaggina e portarla a suo padre. Rebecca parlò a suo figlio Giacobbe e gli disse: ho udito tuo padre che parlava con tuo fratello Esaù e gli diceva: portami un po' di selvaggina e fammi di una pietanza saporita perché io la mangi e ti benedica davanti al Signore prima che io muoia. Ora, figlio mio, ubbidisci alla mia voce e fa quello che io ti comando. Va al greggi e prendimi due buoni capretti e io ne farò una pietanza saporita per tuo padre e di quelle che gli piacciono. Tu porterai a tuo padre perché la mangi e così ti benedica prima che egli muoia. Giacobbe disse a Rebecca sua madre: mio fratello Esaù è peloso e io no. Può darsi che mio padre mi tasti e mi consideri un impostore e mi attirerò addosso una maledizione invece di una benedizione. Sua madre gli rispose: questa maledizione ricada su di me, figlio mio. Ubbidisce pure alla mia voce e va a prendermi i capretti. Egli dunque andò a prenderli e li portò a sua madre, e sua madre ne preparò una pietanza saporita di quelle che piacevano al padre di lui. Poi Rebecca prese dei bei vestiti di Esaù, suo figlio maggiore, i quali erano in casa presso di lei, e li fece indossare a Giacobbe, suo figlio minore. Con le pelli dei capretti li coprì le mani e il collo che erano senza pelli. Poi mise in mano a suo figlio Giacobbe la pietanza saporita e il pane che aveva preparato. Egli andò da suo padre e gli disse: padre mio. Isacco rispose: eccomi. Chi sei tu, figlio mio? Giacobbe gli disse: sono Esaù, il tuo primogenito. Ho fatto come tu hai detto. Alzati, ti prego, mettiti a sedere e mangia la mia selvaggina perché tu mi benedica. Isacco disse a suo figlio: come hai fatto a trovarne così presto, figlio mio? E quello rispose: perché il Signore, il tuo Dio, l'ha fatta venire sulla mia via. Allora Isacco disse a Giacobbe: avvicinati, figlio mio, e lascia che io ti tasti per sapere se sei proprio mio figlio Esaù o no. Giacobbe si avvicinò a suo padre Isacco e come questi lo ebbe tastato disse: la voce è la voce di Giacobbe, ma le mani sono le mani di Esaù. Non lo riconobbe perché le sue mani erano pelose come le mani di suo fratello Esaù e lo benedisse. Disse: tu sei proprio mio figlio Esaù? Egli rispose: sì. E Isacco gli disse: portami da mangiare la selvaggina di mio figlio e io ti benedirò. Giacobbe gliela servì e Isacco mangiò. Giacobbe gli portò anche del vino e degli beve. Poi suo padre Isacco gli disse: ora avvicinati e baciami, figlio mio. Egli si avvicinò e lo baciò.
E Isacco sentì l'odore delle vesti e lo benedisse dicendo: ecco l'odore di mio figlio, è come l'odore di un campo che il Signore ha benedetto. Dio ti conceda la rugiada del cielo, la fertilità della terra e l'abbondanza di frumento e di vino. Ti servono i popoli e le nazioni, si inchinano davanti a te, si padroni dei tuoi fratelli e i figli di tua madre si inchinano davanti a te. Maledetto sia chiunque ti maledice, benedetto sia chiunque ti benedice. Appena Isacco ebbe finito di benedire Giacobbe e Giacobbe se ne fu andato dalla presenza di suo padre Isacco, Esaù suo fratello giunse dalla caccia. Anche egli preparò una pietanza saporita, la portò a suo padre e gli disse: «Si alzi, mio padre, e mangi della selvaggina di suo figlio perché mi benedica». Suo padre Isacco gli disse: «Chi sei tu?» Ed egli rispose: «Sono Esaù, tuo figlio, primogenito». Isacco fu preso da un tremito fortissimo e disse: «E allora chi è colui che ha preso della selvaggina e me l'ha portata? Io ho mangiato di tutto prima che tu venisse e l'ho benedetto, benedetto egli sarà». Quando Esaù udì le parole di suo padre, emise un grido forte e amaratissimo. Poi disse a suo padre: «Benedici anche me, padre mio». E Isacco rispose: «Tuo fratello è venuto con inganno e si è preso la tua benedizione». Ed Esaù: «Non è forse a ragione che egli è stato chiamato Giacobbe? Mi ha già soppiantato due volte, mi tolse la mia primogenitura ed ecco che ora mi ha tolto la mia benedizione». Poi aggiunse: «Non hai serbato qualche benedizione per me?» Isacco rispose e disse a Esaù: «Io l'ho costituito tuo padrone e gli ho dato tutti i suoi fratelli per servi e l'ho provveduto di frumento e di vino. Che potrei dunque fare per te, figlio mio?» Allora Esaù disse a suo padre: «Hai tu questa sola benedizione, padre mio? Benedici anche me, padre mio». Quindi Esaù alzò la voce e pianse. Suo padre Isacco rispose e gli disse: «Ecco, la tua dimora sarà priva della fertilità della terra e della rugiada che scende dal cielo. Tu vivrai della spada e sarai servo di tuo fratello, ma avverrà che conducendo una vita errante tu spezzerai il suo giogo dal tuo collo». Esaù odiava Giacobbe a causa della benedizione datagli dal suo padre e disse in cuor suo: «I giorni del lutto del mio padre si avvicinano, allora ucciderò il mio fratello Giacobbe». Furono riferite a Rebecca le parole di Esaù, suo figlio maggiore, e lei mandò chiamare Giacobbe, suo figlio minore, e gli disse: «Esaù, tuo fratello, vuole vendicarsi e ucciderti. Ora, figlio mio, ubbidisci alla mia voce, levati e fuggi a Caran da mio fratello Labano. Rimane laggiù finché il furore di tuo fratello sia passato, finché l'ira di tuo fratello sia stornata da te e egli abbia dimenticato quello che tu gli hai fatto. Allora io manderò a farti ritornare da laggiù, perché dovrei essere privata di voi due in uno stesso giorno?» Rebecca disse a Isacco: «Sono disgustata a causa di queste donne itite. Se Giacobbe prende in moglie tra le itite, tra gli abitanti del paese, una cosa come quelle, chi mi giova la vita?» Parola del Signore. Io ringrazio Dio per questo tempo meraviglioso quando noi possiamo leggere la parola di Dio e aspetto che tu stia con me domani mattina per continuare a leggere la parola del Signore. Questo è Leggiamo la parola di Dio insieme. Ti aspetto domani mattina per continuare la lettura della parola di Dio. Un abbraccio e che Dio ti benedica.